per migliaia di anni ci hanno spaventato e affascinato. Gli astronomi hanno inviato sonde per scoprirne i misteri. Che cosa sono questi oggetti, oggetto di tante leggende e paure? Le comete, visitatrici celesti che ogni tanto appaiono, ma in genere non più di una volta nella vita di un uomo. Le comete sono i nomadi del nostro sistema solare. Alcune viaggiano su orbite ellittiche che le avvicinano ai pianeti. Alcune comete kamikaze si tuffano direttamente nel Sole. Altre sfiorano la sua ardente superficie per non ritornare mai più. La storia delle comete è una storia antica. Per capire da dove vengono e perché sono importanti, dobbiamo tornare indietro nel tempo di quasi 5 miliardi di anni, fino alla nascita del nostro sistema solare. Nella nebulosa primitiva, gli elementi più pesanti si unirono per formare il Sole e i pianeti interni, piccoli mondi solidi come la Terra e Marte. Quando il Sole aumentò la propria temperatura, generò un vento solare che allontanò gli elementi più leggeri. Questi formarono i pianeti esterni, giganti di gas come Giove e Nettuno. Più in là di questi, a circa un terzo della distanza che ci separa dalla stella più vicina, il vento solare depositò una specie di manto di polvere e ghiaccio conosciuto come nube di Oort. È proprio dalla nube di Oort che arrivano le comete. Se qualche fattore come la gravità di una stella vicina perturba il delicato equilibrio della nube di Oort, una cometa può cadere inesorabilmente verso il Sole. Il nucleo di una cometa è una specie di palla di ghiaccio sporco. Le sue dimensioni possono variare da quelle di uno stadio di calcio a quelle di un'intera città. Non essendo stato alterato dal tempo o dalla temperatura, il nucleo è una reliquia di com'era il nostro sistema solare quando si è formato. Quando il nucleo di una cometa si avvicina al Sole, il ghiaccio comincia a vaporizzarsi formando una lunga coda di gas. Una volta superato il Sole, la coda viene spinta all'indietro dal vento solare. Comincia così l'odissea lunga miliardi di chilometri di una cometa. La coda di una cometa può estendersi nello spazio per centinaia di milioni di chilometri, ma esiste solo nel tepore della zona dei pianeti più prossimi al Sole. Quando la cometa torna alle fredde profondità del sistema solare esterno, la coda scompare. Una cometa può adornare il cielo terrestre per settimane. Questa è la cometa Ikei-Aseki, vista nel 1965. E questa è la cometa West, osservata nel 76. Benché viaggino a molti chilometri al secondo, sembrano immobili nel cielo. Belle e serene, le comete possono sembrare molto distanti dal nostro mondo quotidiano. Tuttavia, in un lontano passato, le comete colpirono la Terra e potrebbero tornare a farlo. Nel 1994 il bersaglio fu Giove. Il bersaglio più comune, tuttavia, è il Sole. Qui, in una sequenza di immagini, possiamo vedere una cometa che sfiora la superficie solare e qui alcune comete si tuffano nella fornace solare.
Quando la Terra interseca la coda di polveri lasciata da qualche cometa, si generano le stelle cadenti. Le comete sono gli oggetti che lasciano più spazzatura nello spazio, tracce del loro passaggio. Le polveri, scontrandosi con la nostra atmosfera a velocità che raggiungono i 60 km al secondo, si incendiano a causa dell'attrito. Persino granellini minuscoli possono mostrarsi nel buio della notte come meteore, cioè stelle cadenti. Frammenti più grandi, provenienti dallo spazio, producono spettacolari palle di fuoco, dette bolidi. Se sono abbastanza grandi, non si consumano del tutto e colpiscono il suolo prendendo il nome di meteoriti. Per caso, un uomo con una videocamera registrò questo bolide che apparve a Pittsburgh nel 1992. Probabilmente la roccia più famosa venuta dal cielo si trova fissata con dell'argento su una struttura nera conosciuta come la Kaaba. Nella città sacra della Mecca è il periodo del Hajj, quando milioni di persone si riuniscono nella città in cui nacque Maometto. Come tutti i musulmani del mondo, i pellegrini pregano rivolti verso la loro pietra sacra, considerata un regalo dell'arcangelo Gabriele ad Abramo. Ma c'è una spiegazione più pragmatica. Alcuni scienziati pensano che la pietra possa essere un meteorite, uno degli innumerevoli missili che hanno colpito la superficie della Terra fin dalla sua nascita. Australia, una terra di contrasti. Alle spalle delle città costiere si estende un ampio continente desertico. Con la sua arida climatologia e suo paesaggio vergine, l'interno dell'Australia è perfetto per coloro che cercano resti di collisioni cosmiche. Qui i segni degli impatti non hanno subito attacchi da parte del clima e della civiltà umana. Questi, prodotti da meteoriti, sono i crateri di Hembury. Anche il cratere di Wolf Creek fu originato dall'impatto di un oggetto proveniente dallo spazio. Ha un diametro di oltre 800 metri. A Gossis Bluff troviamo un altro cratere da impatto. Ha circa 15 km di diametro e un'età di 20 milioni di anni. E in Siberia, agli inizi del XX secolo, un'enorme esplosione nel cielo spianò un bosco. È la prova che le minacce dallo spazio continuano ancora oggi. Osservatorio di Monte Palomar, California. Con questo telescopio fu realizzata una scoperta sorprendente. Nel 1993, tre astronomi, Eugene e Caroline Shoemaker e David Levy, videro una nuova cometa, molto strana. Questa cometa fu scoperta da noi e da un giovane francese, Philippe Benjurian, di Lise. A Kitt Peak, in Arizona, dove il telescopio Space Watch è alla ricerca di intrusi celesti, l'osservazione dei coniugi Shoemaker e di Levy venne confermata. Quella non era una cometa normale. Chiamata Shoemaker-Levy 9, sembrava una fila di deboli luci in orbita attorno a Giove, una cometa con un nucleo multiplo. Gli astronomi di tutto il mondo si prepararono. Sulle Ande del Cile, all'Osservatorio Australe Europeo, registrarono avidamente immagini della nuova cometa. Ciò che videro non era una semplice cometa, bensì una squadra di comete che volavano in formazione, ognuna con una coda di polveri. Le immagini del telescopio spaziale Hubble rivelarono una specie di catena di perle che si erano formate nel 1992 quando la cometa si avvicinò troppo a Giove. L'immensa forza gravitazionale del pianeta spezzò la cometa. Nel 1994 questi massi, grandi come montagne, sarebbero tornati per colpire direttamente Giove a oltre 200.000 km l'ora. Scienziati e artisti cercarono di immaginare ciò che sarebbe potuto accadere.
per la prima volta nella storia potevamo osservare come una cometa colpiva un altro pianeta. In questo caso Giove, la gigantesca palla di gas con un volume 1300 volte più grande della Terra. Ma gli impatti sarebbero avvenuti sul lato di Giove invisibile dalla Terra. Gli osservatori avrebbero dovuto trattenere il respiro fino a che la rotazione del pianeta avesse mostrato i luoghi dove erano avvenuti gli impatti. E cosa avrebbero visto? Pennacchi di gas sparati dalle profondità di Giove? I supercomputer realizzarono simulazioni molto realistiche, esplosioni di potenza pari a milioni di megatoni, ondate di marea di nubi così veloci che avrebbero attraversato l'Oceano Pacifico in pochi minuti. Nelle simulazioni al computer, Giove sembrava quasi frantumarsi. Luglio 1994. Nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, il telescopio anglo-australiano si concentrò su questa osservazione. La settimana della cometa era arrivata e la Shoemaker-Levy si stava comportando benissimo, molto meglio di quanto gli astronomi avessero sperato. Giorno dopo giorno, mentre la serie di frammenti della cometa colpiva Giove, i punti d'impatto cominciarono ad apparire. Le immagini sensibili al calore registrarono più di 20 collisioni importanti. Alcune erano più grandi di quanto ci si aspettasse. In Australia, gli astronomi si aspettavano un finale grandioso. Ok. È ok? Il sogno di ogni astronomo. Posti in prima fila per i primi impatti celesti che si siano mai potuti prevedere. Ecco. Lo vedi apparire nella parte inferiore dell'immagine, dal bordo. Gli impatti erano arrivati, violenti e rapidi. Ogni frammento della cometa era identificato da una lettera. La veglia di questa notte era per osservare l'impatto del frammento W. David Crisp, del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena in California, era a capo del team. Mentre il frammento W si avvicinava a Giove, la tensione cresceva. Quale sarebbe stato l'ultimo marchio della cometa? Un'esplosione o un timido gemito? Fu impressionante, un segno così brillante che gli astronomi dovettero proteggere i delicati rivelatori dei telescopi. Chiudi un po', Frank. Fino a 2-3, direi. E ora l'immagine dell'esplosione. Wow. Eccola! È stato fantastico! Ce l'abbiamo fatta! Quel pomeriggio la squadra di Crisp aveva ottenuto la migliore immagine ottenuta dalla Terra. Dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, si brindava in onore dei co-scopritori della cometa, che arrivarono a essere molto popolari. Credo che questa notte abbiamo avuto un grande privilegio. Abbiamo assistito a un avvenimento che non accade una volta nella vita, ma una volta ogni millennio. La natura ti telefona e ti dice: lascio cadere 20 comete su Giove a oltre 200.000 km l'ora. Tutto quello che devi fare è guardare. È un'esperienza che merita un brindisi. La collana di perle della Shoemaker-Levy un mese prima dell'impatto. Nel cerchio vediamo il frammento W. La precisione degli astronomi nel predire gli impatti era stata impressionante. Nell'infrarosso sensibile al calore, le immagini degli impatti assomigliavano a occhi di gatto. Ma c'erano poche immagini come questa sequenza presa dalla sonda spaziale Galileo. Qui il frammento W colpisce il lato di Giove opposto alla Terra. Nelle Hawaii, il potente telescopio Keck mostrò un'immagine di un impatto appena questo divenne visibile. Una nube a forma di fungo si alzava a 1000 chilometri sopra Giove. Dalla sua posizione in orbita attorno alla Terra, il telescopio spaziale Hubble aveva osservato l'evento 24 ore su 24. Hubble prese questo brillante ritratto dei frammenti della Shoemaker-Levy lanciata verso Giove. E il telescopio Hubble riprese anche quest'immagine, la faccia colpita di Giove con una mezza dozzina di occhi blu. Sulla Terra quelle collisioni sarebbero state una catastrofe. La macchia scura che si espande in questa immagine è un'onda d'urto grande come la Terra stessa. La traiettoria della cometa Shoemaker-Levy era stata prevista.
C'è anche un'altra cometa famosa per essere molto prevedibile e gli spettatori più giovani probabilmente potranno vederla nella sua prossima visita. Molto tempo fa, un'altra cometa passò vicino a Giove. La sua orbita, come quella della Shoemaker-Levy, fu modificata dalla gravità del pianeta gigante. Quella cometa era la Halley. Oggi viaggia in un'ampia orbita ellittica che la porta oltre Nettuno e poi indietro nuovamente per fare un altro giro intorno al Sole. Grazie a Giove, la cometa di Halley ha un'orbita stabile di 76 anni. Venne a trovarci l'ultima volta nel 1986 e ritornerà nel 2061. La nostra comprensione delle comete iniziò proprio con la Halley e più di ogni altra ci ha aiutato a scoprire il mistero della loro origine. La storia comincia con un astronomo del XVII secolo, Edmund Halley. Fino al tempo di Halley, gli scienziati credevano che le comete visitassero i nostri cieli soltanto una volta, vagando vicino alla Terra senza una rotta precisa per più tornare. Ma nel 1680 un amico di Halley, Isaac Newton, osservò attentamente il movimento di una cometa. Dedusse che viaggiava in un'orbita chiusa attorno al Sole. Questa deduzione era parte della sua teoria della gravità. Newton suggerì che una cometa con un'orbita sufficientemente piccola avrebbe potuto tornare più volte. Per verificare la sua ipotesi, Halley analizzò le apparizioni di 24 comete. Emersero due fatti importanti. In primo luogo, tre delle apparizioni erano separate dallo stesso intervallo di 76 anni. Secondo, queste stesse tre comete sembravano avere orbite virtualmente identiche. Poteva trattarsi della stessa cometa, un visitatore periodico. Se era davvero così, l'apparizione seguente avrebbe dovuto verificarsi nel 1758. Il giorno di Natale del 1758, molto tempo dopo la morte di Halley, la cometa riapparve. Fu chiamata Cometa di Halley. La rivelazione permise agli astronomi di ricostruire le precedenti apparizioni della cometa. Uno di questi disegni in una tomba cinese conferma l'apparizione della Halley nel secondo secolo a.C. Anche una moneta coniata in memoria di Giulio Cesare ha un'immagine della Halley avvistata quando l'imperatore era giovane. Questo disegno risale all'anno 648. La gente di allora la chiamò Stella Scopa. È la stessa cometa. Nel 1301 il pittore italiano Giotto dipinse la cometa di Halley come la stella di Betlemme. La cometa di Halley non fu davvero vista durante quel primo Natale, ma alcuni astronomi pensano che un'altra cometa abbia guidato i Re Magi nel loro viaggio. Il mondo della pubblicità ha sfruttato molto la fama della cometa di Halley, sin dalla sua apparizione nel 1910. Gli scienziati salutarono il ritorno della Halley con un nuovo strumento, la macchina fotografica. Ma le immagini mancavano di dettaglio. La cometa riuscì a mantenere i suoi segreti. Tre quarti di secolo più tardi, nel 1985, la cometa di Halley riapparve. Questa volta ad aspettarla c'erano macchine fotografiche ipersensibili, telescopi giganti e una flotta di sonde. Fu il debutto della cometa di Halley nell'era spaziale ed essa fu ripresa in moltissime fotografie. Qui un'immagine frontale con spirali di gas emesse dalla cometa che si allungano nello spazio. Nel 1986 le migliori immagini furono fatte dall'emisfero australe, queste prese dal Cile dopo che la Halley era passata attorno al Sole.
In quest'altra, presa dagli sgombri cieli dell'Africa equatoriale, vediamo chiaramente una nube diffusa detta chioma che avvolge il nucleo della cometa. Osserviamo anche code ricurve di polveri che a occhio nudo appaiono giallastre e una coda dritta di gas di un azzurro fosforescente lunga oltre 1,5 milioni di chilometri. Un'altra ripresa dall'Africa. Per la prima volta, gli scienziati non si fermarono alla semplice osservazione della cometa. La raggiunsero. Mentre la cometa di Halley attraversava velocemente il cielo, un'armata di sonde spaziali si affrettò ad intercettarla. Due sonde sovietiche, due giapponesi e una europea chiamata Giotto le andarono incontro. Gli scienziati programmarono la sonda Giotto affinché volasse proprio nella chioma interna della Halley, filmando il proprio passaggio. Mentre la Giotto si dirigeva verso la propria preda, i computer rappresentarono la cometa con colori artificiali. Ciò permise agli scienziati una visione della cometa senza precedenti, ma le immagini delusero gli spettatori alla televisione. Diciotto mesi più tardi, finalmente i supercomputer produssero le immagini che il pubblico si aspettava e che pochi avevano visto fino ad allora. Nel centro, un nucleo a forma di arachide, un cumulo di materia primitiva di 10 per 15 chilometri. Geyser che espellevano 20 tonnellate di gas e 10 di polvere al secondo. Attraverso la nebbia, questo era il vero volto della cometa di Halley. La trasmissione video si interruppe a meno di 1500 km dal traguardo, ma la sonda Giotto aveva già rivelato un guscio duro e scuro, con un interno ghiacciato. Dalla Terra, la cometa di Halley fornì lo spettacolo migliore mentre si allontanava dal Sole. Fotografata per vari mesi, la coda della cometa si allungava e si accorciava giorno dopo giorno. Anche la sua luminosità globale variava. Gli astronomi attribuirono queste variazioni al vento solare, ai cambiamenti nella composizione della sua superficie e alla rotazione del nucleo. Dalle gelate profondità oltre Nettuno fino al momento del suo giro attorno al Sole, la superficie della Halley si era riscaldata di oltre 100 gradi centigradi. Alla fine degli anni Ottanta, mentre la Halley si allontanava, la sua immagine quasi svanì. Ma improvvisamente, nel 1991, la cometa tornò a brillare. Era entrata in collisione con qualcosa? Lo scopriremo nell'anno 2061, quando ritornerà. Nel febbraio del 1994 la cometa di Halley sembrava appena un difetto delle fotografie mentre sorpassava Saturno. Il futuro ci porterà nuove comete. E gli astronomi statunitensi ed europei si propongono addirittura di far atterrare su una cometa una sonda. Essa non avrà equipaggio, poiché gli astronauti non potrebbero sopravvivere. Una potente sonda robotizzata, equipaggiata con rilevatori, farà il lavoro al loro posto. Come una sonda da medicina, il robot effettuerà le prime analisi dirette della temperatura di una cometa e analizzerà la sua composizione chimica. Poi, grazie alla sonda madre, invierà i dati alla Terra. Le comete, gelidi visitatori che arrivano dalle profondità dello spazio. Le abbiamo contemplate estasiati, abbiamo volato attraverso le loro code e forse un giorno potremo toccare questi messaggeri che arrivano dallo spazio, oltre i pianeti.